Diciamo che ci siamo trovate a vivere una situazione di problem solving e non eravamo davvero pronti probabilmente a questa situazione di emergenza così forte. Ma in realtà, almeno ci sembrava di non essere pronti, in realtà ci siamo poi trovati a mettere in atto, a mettere in campo delle abilità, delle competenze che probabilmente erano molto nascoste. Ecco, io dirigo un liceo classico linguistico e scientifico Maria Ausiliatrice, una scuola salesiana di Roma. E posso dire che alcune parole che hanno accompagnato questa emergenza sono state lo spirito di squadra, sono state il lavorare insieme, sono state la fiducia reciproca. Ecco, questo ha fatto in modo che i nostri genitori e i nostri ragazzi si affidassero a quello che era un lavoro d'insieme. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, proprio per, non tanto per mettere in atto e mettere in campo ecco, delle strategie, quanto per quello che si creava a livello sociale. Quindi diciamo che il focus del primo periodo è stata l'essere accanto, la prossimità, non tanto il guardare a che cosa proponevamo come contenuti, almeno come battuta d'avvio, quanto far sentire ai ragazzi, ai genitori, alle famiglie che c'eravamo. Subito si è scaldato il motore e siamo partiti con l'esserci a dare un significato, diciamo, all'esserci. E quindi da questo punto di vista abbiamo messo in atto e messo in campo tanta creatività. Ci siamo dati sempre delle direttive, abbiamo fatto molti incontri, ma ecco, gli incontri e le direttive sono stati incontri e direttive ben pensati, ma rapidi. Diciamo che quello che ha caratterizzato un po' il nostro lavorare insieme è stato la rapidità con cui ci siamo intesi, con cui abbiamo fatto squadra, con cui abbiamo voluto appunto lavorare insieme. E tutto ciò è stato anche rafforzato dal sentirci parte di una grandissima famiglia, chiaramente una famiglia salesiana, una famiglia di CIOFS a cui apparteniamo, per cui abbiamo avuto subito dei momenti di ritrovo come scuola, di condivisione anche con gli altri gradi di scuola, per dirci stiamo andando sulla linea giusta, piuttosto che dobbiamo, ecco, ritarare un pochino, rimisurare il nostro tiro. E così come FIDAE, chiaramente, ecco, la FIDAE è stato un grande supporto, il tavolo della FIDAE da subito, il consiglio della FIDAE ha lavorato tutti i giorni per aiutare e supportare ogni tipo di scuola, nelle difficoltà gestionali, di contratti dei docenti, nelle difficoltà che nascevano nella didattica, nelle difficoltà nell'inclusione, la grande difficoltà del arrivare subito ai ragazzi BES, DSA, i ragazzi con sostegno, ecco, quelli che potevano far maggior fatica nella DAD. Ma da subito abbiamo sentito che appunto l'essere insieme avrebbe fatto in modo di trovare soluzioni, avere delle buone pratiche di riferimento da condividere, avere delle risorse di cui poter usufruire. Tutto questo ci ha davvero abilitati a saper gestire il problema e abbiamo ritrovato di avere delle risorse che forse non avremmo mai immaginato di avere. E io credo fortemente che quando questa situazione tornerà nella normalità, parliamo di normalità, e speriamo che possa avvenire presto, indubbiamente ci avrà lasciato diversi, ma ci accorgeremo di aver avuto degli attrezzi che non immaginavamo e avremo degli strumenti nuovi. Ecco, in tutto ciò voglio dire, che anche qui la FIDAE è stata accanto alle scuole e vorrà essere accanto alle scuole. Abbiamo iniziato un grande lavoro e sul mandato della Presidente, ecco, sto coordinando questo tavolo che è fatto un tavolo molto ricco con la presenza di tanti esperti, esperti qualificati che ci stanno dando delle linee da tracciare per il nostro futuro, un futuro che ci troverà appunto probabilmente pronti ad affrontare una nuova scuola con nuovi spazi, nuovi orari. Una scuola che ci vedrà come liceo, probabilmente tra la distanza e la presenza. Stiamo già prevedendo ad avere classi in cui ci saranno dei tempi con i ragazzi in classe, ma contemporaneamente ragazzi a casa.
ma soprattutto quello che ci dà spinta, dà slancio, è questo trovare strade nuove con nuove quote orario, con le competenze da incentivare. Noi siamo un liceo internazionale, abbiamo scoperto che la distanza si supera benissimo con la didattica a distanza, per cui è vero che non possiamo viaggiare attualmente, ma viaggiamo in mille modi, abbiamo continuato l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo trovato degli strumenti per raggiungere l'oltre e il presente. Io credo che tutto questo ci dà una garanzia che il vogliamo fare scuola, questa campagna che la FIDE sta promuovendo, ha un senso. Non sono chiacchiere, non sono parole, ma sono fatti. Ci troveremo con degli strumenti da poter gestire per una didattica d'eccellenza che veda e intraveda strategie nuove. La nostra scuola è esperta in progettazione Erasmus, abbiamo realizzato davvero tanti progetti e abbiamo lavorato molto con la classe capovolta, abbiamo avuto modo di mettere in atto tutto ciò in questa situazione d'emergenza e io credo che questi contributi li potremo condividere, potremo davvero insieme ad altre scuole avere un futuro che possa essere un futuro di speranza. Grazie.